Un viaggio alla scoperta della storia della Beata Assunta Marchetti in occasione del 10° anniversario della beatificazione della Camaiorese, che seguì il fratello nella sua missione in Brasile, occupandosi degli orfani dei migranti italiani. Nell'antica armeria di Palazzo Ducale, dal 4 all'11 ottobre, sarà possibile visitare una mostra dedicata proprio alla storia della Beata. È partita il 25 ottobre del 1895, non è più tornata. Le sue spoglie sono a San Paolo del Brasile, dove c'è un museo dedicato a lei e dove c'è una cappella dedicata a lei. E appunto in questa mostra abbiamo alcune fotografie sintetiche, ma soprattutto gli oggetti appartenuti effettivamente a lei: l'anello, il crocifisso missionario, la sua mantella rammendata 100 volte, quindi una mostra che vuole essere una testimonianza di questa santa, forse qui ancora poco conosciuta, ma per noi pioniera come missionaria delle migrazioni, madre dei migranti. Inizia così l'ottobre missionario dell'Arcidiocesi di Lucca. Quest'anno sono diverse le opportunità di approfondimento offerte dalla diocesi, come anche gli anniversari da ricordare. La mostra, organizzata dalla Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo, si compone di 4 sezioni, a partire dal viaggio con le foto della lista passeggeri del viaggio oltreoceano, dove compaiono anche i nomi di Assunta Marchetti e di suo fratello. Questa mostra colma una lacuna. Se voi andate al Museo Nazionale di Genova non c'è traccia dell'opera della Chiesa accanto ai migranti, mentre noi sappiamo per esperienza, per documentazione che in questa mostra si vede, che la Chiesa ha accompagnato sin dal principio l'emigrazione con un'attenzione sociale e spirituale assolutamente degna di nota, tant'è vero che la Beata Assunta Marchetti è stata la cofondatrice dell'ordine scalabriniano, è stata beatificata proprio in virtù di questa vicinanza al popolo dei migranti italiani.